Sibilia, nonostante una massiccia manifestazione, però sembra che la provincia ancora non ci siano soluzioni. È grave il fatto che una mancanza di questi 10 giorni dell'aver visto con più occhi il problema, il fatto che la preside del Mancini non sia stata coinvolta in questi incontri, anche quello ci sarà domani, è molto complicato. Io mi auspico che proprio a seguito di queste manifestazioni, tra l'altro oggi la città ha risposto benissimo, 2500 persone a manifestare, spero che la provincia capisca che c'è la necessità di coinvolgere chi ha subito sulla propria pelle il problema, quindi quantomeno la preside del Mancini. Intanto lei che inizia prenderà onorevole? Ma di sicuro adesso ho formalizzato la richiesta di inserire appunto la preside del Mancini all'interno dell'incontro del tavolo tecnico, ci sarà domani, perché chi deve valutare le soluzioni chiaramente deve ascoltare anche chi poi queste soluzioni dovrà subirle, e questo è il primo punto. Secondo punto, dobbiamo capire quali siano adesso gli sviluppi su tutta l'edilizia scolastica irpina, perché chiaramente il Mancini è un caso, la Solimene potrebbe essere un altro, ci sono altre scuole interessate, quindi noi solleveremo la questione sia in regione, dove bisogna tirare fuori i soldi e dare tempi certi perché finalmente i nostri studenti possano vivere e studiare per il diritto allo studio in scuole sicure.